Allora, buongiorno, buonasera o qualunque cosa voi stiate vivendo in questo momento. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo qui per una ristrutturazione perché i miei capelli sono orribili, veramente orribili. Ho bisogno di una doccia assolutamente. Quindi oggi restauro, poi nei prossimi giorni ci sarà la creazione di nuovi contenuti. Spero di non eliminare anche questo video perché ne ho già abbastanza. E ho rifatto anche le sopracciglia, guardate che carine. E niente, vado a farmi la doccia perché faccio schifo. A dopo. Allora, che dire? Che dire? Aspetta, sto registrando! Che devo dire? Che devo dire? Io sono senza parole. Ragazzo, tremando mi viene da piangere. Vi giuro, solo che ho una macchia, come l'ho ripetuto molte volte, qui dietro, qui. Infatti faremo salire un po' il biondo, un pochetto, diventerò una testolina bionda per un po', fino a che non arriva la ricrescita. Di cosa stiamo parlando? Io l'ho sempre detto che il biondo è il mio colore. Il biondo a me fa risplendere, mentre il castano mi scurisce troppo la faccia. Cioè, ragazzi, ora vi faccio vedere anche me da struccata. Aspettate, il biondo su di me da struccata. Non ho niente. Niente. Cioè, ah, raga, è bellissimo, vi giuro. Mamma mia, è stupendo! Forse con gli occhi fa ancora un po' botte, perché non capisco molto il mio colore di occhi e con che tipologia di colore di capelli può stare bene, però con i capelli scuri risulta ancora più scuro. Infatti qui sopra, se voi vedete, non è proprio biondissimo come le punte. Infatti dovremo un po' sistemare qui sopra. Ma raga, vabbè, la smetto. Continuiamo con gli altri contenuti. Comunque ragazzi, Malia mi ha rubato la mia sedia. Comunque ragazzi, allora, questo è l'effetto finale che vorrei ottenere. Quindi da subito, da sopra la radice. E devo cercare di non farli venire gialli, ma guardate già così come potrebbero uscire bene, come potrei essere impandando con tutto. Mamma mia, mo cado. Allora, a giorni torna Giada sul canale, siete i primi a saperlo, Giada torna sul canale con un nuovo esperimento sui capelli, si vuole fare scura. Ragazzi, torna Giada torna sul canale per farsi scura, ci sarà una nuova face sul canale, ci sarà una nuova personcina sul canale, ci sarà una nuova rasatura sul canale, una nuova rasatura da zero, quindi le daremo la forma da zero. Oggi molto probabilmente faremo una live rasatura in cui o raseremo i miei capelli o raseremo i capelli di Giada. Adesso dobbiamo ancora vedere, ci dobbiamo ancora organizzare. E io sono contentissima, ho le energie che... Boh, sono piena di energie, piena di voglia di fare, piena di tutto. Sono contentissima e contentissima anche del fatto che mi state mandando feedback molto positivi, vi giuro molto positivi, non me l'aspettavo che vi piacessero così tanto, che vi piacesse così tanto tanto questa nuova serie sui capelli, vi giuro. Cioè, tanti di voi mi stanno dicendo che si stanno proprio rivedendo in me, cioè magari vedono una loro persona molto più piccola, molto più curiosa della vita, che stanno facendo tutto quello che loro hanno sempre sognato.
hanno sempre immaginato, e vi giuro, non posso che essere ancora più contenta del fatto che vi rivedete proprio in me, perché il mio obiettivo è proprio questo, cioè voi non mi dovete vedere come un qualcosa di lontano, come un qualcosa di irraggiungibile. Io sono una persona come voi, e proprio per questo sbaglio, proprio per questo alcune volte i capelli escono male, ma sto imparando insieme a voi. Non sono nata imparata, non ho fatto un corso, io sono solamente curiosa e come tale voglio sperimentare sulla mia vita. Voglio sperimentare sui miei capelli e voglio far arrivare anche a voi questa curiosità, questa voglia di scoprire, questa voglia di mettersi sempre in gioco, questa voglia di mettersi sempre in discussione, di magari... sto tremando veramente, aspettate, questa voglia di trovare sempre un modo nuovo per vivere la propria vita, per scoprire la propria vita, per vivere nonostante le altre persone vi dicano che è sbagliato, che non è per voi, che non siete adatti, che non arriverete da nessuna parte. Io lo sto facendo, ragazzi, e entro sto mese arriveremo a 3.000 iscritti. Ragazzi, 3.000 iscritti, ho fatto più o meno dai 700 agli 850 iscritti in 3 mesi. Ma di che cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando? Vi amo da impazzire. Non saprei veramente che cosa fare senza di voi. Siete la cosa più importante, una delle cose più importanti della mia vita. Vi giuro, e vi amo tantissimo. E penso di aver dilungato veramente tanto troppo questo video. Ho cercato di finire questo video in 3 volte diverse, ma ogni minima volta mi scaricava il telefono. Quindi, ciancio le bande, preparatevi perché oggi esce un nuovo video sul canale. Un nuovo video taglio, quindi dovete vederlo. Vi aspetto sul canale Bad Angel alle 14 in punto. Oggi non ci sarà la live, ma ci sarà bensì un video taglio, anche perché ho troppi video arretrati, quindi li devo un po' far uscire, ed è giusto anche così. Allora ragazzi, visto che questo sarà un vlog della settimana, voglio parlarvi anche di questa cosa. Tanti di voi mi dicono che io sono fortunata, che ho avuto il crescere, sto avendo fortuna nel crescere, le capacità, è facile crescere su YouTube, scusatemi la macchia, mi dite in tanti che è facile creare contenuti, che è una vita facile, semplice, non ci vuole niente, basta una videocamera, un microfono, ti metti lì e registri, e cazzi, tieni compagnia alla gente, ragazzi. Voi vedete il 10% di quello che faccio io, i video, cioè il prodotto finale che voi vedete è niente in confronto a quello che io faccio realmente. È da agosto che io ogni notte faccio le 2, ma non preparando, non caricando i video, non editando, non faccio niente del genere. Io la notte studio le nuove tecniche per far andare meglio i video, io mi miglioro. La mattina cerco di fare meditazione per prepararmi, anche perché sorbirmi tutta la pressione psicologica che può portare questo lavoro è forte, e è meglio che inizio a prepararmi da questo momento che sono ancora piccola. Quindi no ragazzi, fare YouTube non è semplice, ma aspettate, non trapassate il mio discorso, non mi sto lamentando. Io farei questo ogni giorno, tutto il giorno. Io amo questo lavoro, io amo il mio lavoro. È un qualcosa che mi appassiona, è una mia passione, e io amo tutto ciò. Cioè, la frase banale che sentite spesso, fai il lavoro dei tuoi sogni e non lavorerai un giorno. Da una parte è vero, però la stanchezza la senti. Ma dall'altra parte c'è la gratificazione personale. Cioè, proprio la sensazione di star facendo ciò che ti appassiona, che ti rende felice, questo ti ripaga tantissimo. E detto questo, continuo a studiare ragazzi, perché è tardissimo, vi giuro tardissimo, ed è arrivato Lorenzo ad aiutarmi a preparare i prossimi video. Mamma mia, a dopo domani, perché domani registreremo dei video capelli. Tornerà Giada sul canale ragazzi, torna Giada, e domani vedrete degli spoiler. A domani.
Giorno dopo, altro giro, altra corsa. Non potevo farmi una doccia intera, quindi vedrete i miei capelli un po' zozzosi, zellosi. Ma oggi è momento tinta. Oggi si farà la tinta. Che carina sta luce. Oggi si farà la tinta, quindi... non lo so, a me è stato insegnato, a parte l'armadio aperto, a me è stato insegnato che quando faccio la tinta i capelli devono essere un po' zelati, cioè non a livelli stratosferici, vabbè, voi non vuoi, non lavo i capelli da lunedì, sì lunedì, perché è anche stato l'inizio del blog, lunedì ho iniziato il blog e lunedì ho fatto la doccia. Oggi siamo a mercoledì, mi sembra, o giovedì, vabbè, uno di questi due giorni. E oggi è il momento, cioè lo era ieri il momento shampoo, però si fa oggi insieme alla tinta. Oggi andremo a prendere tutto, qualcosa di più professionale, perché ragazzi, capitemi pure che sono alle prime armi, cioè ho cominciato da poco. E ho cominciato da poco a fare i video sui capelli. Cioè, lo sto facendo senza attrezzatura, senza niente, ma perché... Raga, dovete avere un po' di calma, calma. Cioè, non si passa da un momento all'altro, da una persona inesperta ad una persona esperta, professionista. No! Cioè, non è mai successo in nessun lavoro, ragazzi, in nessun lavoro. Quindi adesso non potete fare una croce a me, perché magari non ho la forbice giusta, perché magari non ho la tecnica giusta. Raga, cacchio, io fino a un anno fa volevo fare alimentazione. A me piaceva la scienza, volevo fare alimentazione. Non ho mai fatto niente inerente ai capelli. Nessuna scuola, nessuna formazione, niente. Cacchio, niente. Quindi, basta. Ok, Giorgia, oggi il video è andato così. Ci sei riuscita comunque, mi fa piacere. Però magari la prossima volta prova a prendere una forbice fatta meglio. Se vuoi ti invio il link. Così va bene. Ma dirmi, hai rovinato i capelli? La fine sono brutti. Ragazzi, il video di mamma... Io avevo fatto una piega fantastica coi controcacchi, ma voi ovviamente non lo potrete sapere perché non eravate qua. Io in quel momento non ho registrato perché era tutti santi che lo abbiamo passato insieme ai parenti. Quel giorno non ci ho pensato minimamente di registrare una clip sulla parte finale dei video. Voi non potete sapere che cosa c'è dietro, non lo potete sapere. Quindi aspettate il risultato finale. Da una parte l'ho fatto anche volontariamente, a mettervi un risultato finale che magari non era proprio top, perché volevo vedere proprio se voi eravate pronti ad aspettare il risultato finale o no. Volevo vedere. E alcuni di voi lo hanno capito, il mio giochetto, lo hanno capito. Altri che... Boh, ragazzi, io non... Non so dove la trovate tutta sta voglia di giudicare una persona, che poi non fate una critica costruttiva, cioè nel senso, non mi dite come migliorare, tipo Rosario, mi sentirete tantissimo parlare di lui, perché è una persona che mi ha preso con la calma, anche certe volte gli sbrocco, perché raga, voi siete troppo pesanti, alcuni di voi siete troppo pesanti, pressate, cioè dopo 11-12 ore che io sto al computer a preparare i nuovi contenuti, mi metto a rispondere i commenti dove spero che ci siano dei feedback positivi, perché voi non vuoi l'impegno, ce lo sto mettendo, cacchio, ce lo sto mettendo, e mi viene rabbia a vedere determinati commenti, sinceramente. Rosario mi ha preso da zero e giorno dopo giorno mi sta formando, ma lui non lo fa giudicandomi, lui lo capisce che io sto partendo da zero, lui mi sta creando le basi. Cacchio, non vi potete aspettare chissà cosa. Niente, questo è un momento sfogo perché avevo bisogno di sfogarmi, perché non ne posso più, ragazzi, non ne posso più. Cioè, tutto questo non mi farà smettere con il canale, perché questo è il mio lavoro e mi piace. Però ragazzi, se io dovessi continuare a vedere commenti del genere, veramente, veramente, non so come potrei comportarmi. Da una parte devo imparare a farmeli scivolare addosso, perché
Ragazzi, è insopportabile, veramente, veramente. Cioè, determinate volte siete veramente pesanti, tanto. E spero che voi stiate capendo le mie parole. Niente, adesso mi sono preparata, tra un po' torna Giada. Giada oggi dovrà andare a prendere tutti i prodotti per fare le tinte. Prendo un pettine professionale invece di utilizzare direttamente il pennino per la tinta. E mi sto sentendo con un parrucchiere per capire che cosa devo fare oggi pomeriggio. Cioè, che volete di più? Cioè, nel senso, voi non voi mi sto organizzando, voi non voi ci sto mettendo tutta me stessa. Cacchio. Non posso fare un miglioramento da un giorno all'altro. Ma nessuno ci riesce. Cioè, prendete un imprenditore, ci mette anni a migliorare. Uno stagista ci mette anni a imparare il mestiere. Io non ho avuto formazione, io sto imparando da sola con Rosario che mi insegna. E i video YouTube, cioè anch'io giustamente ho un po' di formazione da YouTube perché non ho fatto nessun corso, non sono una parrucchiera e non ho mai detto di esserlo e non ho detto che voglio esserlo, sono solamente curiosa, mi piace sperimentare, cioè semplice. Ci vediamo dopo. Lo specchio è sporco, c'ho degli aloni. Ci vediamo dopo. Mentre noi stiamo facendo la divisione in questo momento, Giada sta sciacquando i capelli dalla tinta. Il mio telefono sta lì, qui, a registrare la divisione. Sembra una pazza. E niente, spero che questa anteprima, che questo spoiler vi sia piaciuto, vi voglio un mondo di bene e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!